Un progetto che è nato grazie alla collaborazione del Centro Sportivo Italiano a livello nazionale e soprattutto è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Praticamente noi domenica creeremo appunto questo villaggio sport dove ci saranno dei gonfiabili, ci saranno aree di gioco singolarmente per ogni singolo sport, dove abbiamo chiesto anche delle collaborazioni con alcune società del territorio pesarese, ed è un'attività che gratuita, quindi i bambini potranno insieme ai nonni, visto che anche la festa del nonno, mi viene da dire, accompagnati dai nonni sarebbe bellissimo, vengono gratuitamente e giocheranno nelle varie aree che abbiamo creato. Il villaggio dello sport sarà aperto dalle 10 alle 18 di domenica e ribadisco che è tutto gratuito, ci saranno i nostri operatori, non c'è bisogno di prenotazione, ma solamente di registrarsi all'ingresso anche per una questione assicurativa e poi i bambini potranno giocare tutto il tempo che vogliono. Essendo un locale all'aperto non è necessario il Green Pass, ma è necessaria la mascherina nel momento in cui non si può rispettare il distanziamento sociale. E come giochi ci sarà il biliardino umano, il calcio 3 contro 3, i penalty shot, il basket, le freccette e tantissime altre attività, come dicevo prima, la pallavolo, il calcio, il baseball, il biliardino. Ci sarà tantissimo da divertirsi, tantissimi giochi, poi siamo ancora in work in progress, quindi stiamo definendo ancora anche le ultime cose da poter proporre, perché l'area è veramente grande e noi vogliamo riempirla tutta dei nostri gonfiabili, dei nostri giochi, ma soprattutto di tantissimi bambini.